Guarda, vado a prendere un asciugamano e torno subito, ma me lo prometti? Sì, di no, ti prego. Sì. Faccio subito. Che c'è a fare? Alla casa mi aspetto il giorno con la ragazza, però almeno che compagnia di gente, che ho fatto. Ah, ora mi proteggo la faccia. Dov'è? Gian Nicola, perché non mi hai potuto dare retta? Ma dove sei finito? Come farò a trovare quel povero vecchio ridotto in quelle condizioni? Poi lo trattano così male. Come posso fare? Non ho nessuno a cui chiedere, nessuno a cui domandare. È una persona buttata per strada, così. Erano passate un paio di settimane e zio Nicola non si vedeva più in giro. Ogni sera Narella lo cercava nel quartiere, sperando di rivederlo. Non sapeva quasi nulla di lui, solo che era stato un suonatore di un pop, quella piccola fisarmonica di cui non si separava mai. Aveva chiesto alla nonna sue notizie. Gli aveva detto che da giovane è stato molto ricercato e non c'era stato matrimonio senza la sua musica. Ad ogni festa metteva allegria, era instancabile, la musica era stata la sua compagna di vita. Ora era un anziano, solo e senza più famiglia, abbandonato da tutti e da se stesso. Carissima Anna, sei stato un angelo con me, sei una brava ragazza e io non ho niente da regalarti se non quello che riceverai. Chiama 4 amici tuoi e ad uno farai aprire il pacco. Che il Signore ti benedica, zio Nicola. Zio Nicola, come sei andato via così? Ma io rispetterò le tue ultime volontà. Pronto, Valeria? Per favore, potete venire qui? Per favore, fate in fretta. E chiama anche gli altri. Grazie, vi aspetto, Fate ciao. Subito. Oh, ragazzi, grazie di essere venuti. Ciao. Che succede? Un amico caro ci ha lasciati. Mi ha lasciato questa cosa qui. Ma che cosa? E chi è? Sembra una fisarmonica, non lo so. E tieni, Donino. Va bene. La sesorale? No, e che la chiappa doveva lasciarla? Ma no? No. La zio Nicola era bravissimo, faceva certi concerti incredibili. Ma che devi fare? Guarda, non lo so, riesci a me, ti lascio anche io.
si vede, non lo so, me ne faccio fare. Dai, povero zio Nicola, ma davvero non la sa suonare? No, io ne sa suonare. Oddio, l'andrà. E la mano, Raga, questa è magica. Ma tu hai detto che non la sapevi suonare. Non la sa suonare, che la cosa, che la suonata. Ma mi sono fatti di piedi da soli. E a me vedremo tutto quanto, vedremo la mano, vedremo le piedi, vedremo le coppe, tutto quanto. Ricordato la condizione di anziani.